Come vi promesso, vi preparo una serie di documenti, del materiale che voi dovete studiare e sul quale poi faremo una lezione con questa modalità che si chiama Flipped Classroom, ovvero sia classe capovolta, cioè anziché essere io a fare lezione, siete un po' voi che vi preparate e quando ci vedremo la prima volta a lezione dovrete affrontare dei problemi o dei temi o delle discussioni sulla base di quello che dei documenti che vi ho dato adesso e sulle cose che vi dico adesso. Allora, il tema delle lezioni è un tema che tocca da un lato la politica, cioè come si forma lo Stato, e dall'altro le passioni. Le due cose sembrano essere disgiunte, nel senso che in genere quando si parla di politica si ama collegarla, ci troviamo a collegarla con cose tipo il Parlamento, le leggi, i partiti, l'interesse comune e così via. Mentre invece quando si parla di passioni, il discorso si concentra appunto sulle passioni personali, passioni d'amore, passioni nel senso di grande amore per una certa attività, come ad esempio quando si dice la passione per lo sport, oppure in senso negativo, quando si parla appunto di una passione che in qualche misura può anche determinare la distruzione o comunque sia il dolore delle persone coinvolte. In realtà, negli autori che abbiamo visto, che abbiamo già accennato, cioè Hobbes e Spinoza, il tema delle passioni e della formazione dello Stato sono strettamente intrecciate. E questo corrisponde sia a delle esigenze di definizione dello Stato, cioè di che cosa sia lo Stato, di come si formi e di cui abbiamo parlato in classe, ma corrisponde anche a un dato di realtà, per così dire, un aspetto che riguarda proprio la vita delle persone all'interno di una società e quindi all'interno di uno Stato. Il problema è questo, che gli uomini non sono, come dire, completamente razionali, sono mossi da passioni. Alcune di queste passioni possono essere di ostacolo alla vita civile, altri invece no, possono favorirlo. E non sempre addirittura la passione in sé è negativa o è del tutto negativa o positiva. Possiamo immaginare che magari, non lo so, per una persona che ami le armi, per fare un'ipotesi, o che sia particolarmente interessata appunto ai conflitti, alla lotta e così via, questa passione sia difficile da gestire, da mantenere nella vita quotidiana. Magari un appassionato di armi in una scuola come la nostra non si troverebbe mal partito, non verrebbe nemmeno, gli si impedirebbe di portarle, però quella stessa persona magari in un esercito potrebbe trovare collocazione, una collocazione adeguata per questo suo interesse. Quindi molte volte non è la passione in sé che determina la qualità, ma l'uso sociale che se ne fa. Inoltre, leggendo appunto dei brani di Hobbes e Locke, mi è anche venuto in mente che in realtà questo argomento si collega profondamente a una discussione che avevamo avuto in aula qualche giorno fa, quando si parlava appunto del confronto fra i diversi stili di vita che ci possono essere fra paesi o del nord Europa o di origine anglosassone, sì, di origine anglosassone, e l'Italia. E emergeva appunto questa differenza, per cui nei paesi tipo il Canada, l'Australia, la Svezia, c'è una vita sociale molto ordinata, c'è un livello di fiducia e di serenità nella vita quotidiana, che invece in Italia molte volte non c'è, nel senso che dall'uscire di strada con grande serenità, perché non c'è nulla da temere, come spesso accade negli Stati Uniti, in Svezia, in altri posti, abbiamo invece la situazione italiana in cui la prima preoccupazione è nascondere il cellulare per timore che ci venga rubato. Allora, questi comportamenti, che sembrano essere comportamenti, come dire,
dettati unicamente da fattori storici, sono anche legati a delle concezioni dello Stato, delle concezioni dei cittadini, non sono soltanto come dire, abitudini sociali differenti. A questo proposito vorrei per l'appunto leggervi un pezzo di un brano di Hobbes che ci serve appunto come introduzione all'argomento. Lo trovate a pagina 100 e 240 del nostro libro e si intitola Lo stato di natura. Io lo leggo, lo prendo dal libro, lo leggo proprio perché ci serve per introdurre l'aspetto delle passioni e come queste passioni tocchino la vita sociale, proprio nel senso della discussione a cui ho fatto riferimento prima. Qui, tratto dal Leviatano, leggo dal libro, si trovano nella natura umana tre principali cause di conflitto: la competizione, la diffidenza, la gloria. La prima, cioè la competizione, fa sì che gli uomini entrino in lotta per il profitto. La seconda, cioè la diffidenza, per la sicurezza. La terza, cioè la gloria, per la reputazione. Nel primo caso, si adopera la violenza per impadronirsi della persona di altri uomini, delle loro donne, dei loro fanciulli e delle loro mandrie di bestiame. Nel secondo per difenderli. Nel terzo si fa uso di sciocchezze, come per esempio di una parola, di un sorriso, di un'opinione diversa e di qualunque altro segno di disistima. Allora, questo elenco ci fa in fondo raccogliere e riassume per l'appunto un po' quei comportamenti che ostacolano la vita civile, contro cui Hobbes si pone, cercando di individuare appunto a quali condizioni, se possibile, ridurre queste passioni negative, questi istinti negativi, così da permettere agli individui poi di vivere in maniera associata, in sicurezza, in pace e allo stesso tempo permettendo a ciascun individuo di fiorire in qualche misura, o comunque se di esercitare i propri interessi, che nel caso di Hobbes hanno a che fare appunto con il lavoro e con la conduzione della propria vita normale. Il secondo brano che invece vi vado a leggere è tratto da Spinoza ed è, lo trovate a pagina 210, e adesso lo andiamo a leggere. Anche questo ha a che fare con le passioni in maniera esplicita, e adesso lo leggiamo. Ecco qua, pagina 210, in cui si parla appunto del carattere naturale degli affetti umani. Adesso lo leggiamo una prima parte. La maggior parte di coloro che hanno scritto sugli affetti e sul modo di vivere degli uomini sembra che trattino non di cose naturali che seguono le comuni leggi della natura, ma di cose che sono al di fuori della natura. Sembra anzi che concepiscano l'uomo nella natura come un impero nell'impero. Infatti credono che l'uomo sconvolga l'ordine della natura più che seguirlo e che abbia sulle proprie azioni un potere assoluto, che non sia determinato da altro che da se stesso. Attribuiscono poi la causa dell'impotenza e dell'incostanza umana non al comune potere della natura, ma a un presunto vizio della natura umana, e perciò la compiangono, la deridono, la disprezzano o più comunemente la detestano. E chi con maggiore eloquenza e arguzia sa cogliere l'impotenza della mente umana passa per uomo divino. A costoro sembrerà certamente strano che mi accinga a trattare dei vizi delle stoltezze umane secondo il metodo geometrico e che voglia dimostrare con un ragionamento rigoroso che cose che essi proclamano incompatibili con la ragione, vane, assurde e orrende. Allora, qui abbiamo appunto il secondo aspetto. Le passioni, gli istinti umani e il comportamento dell'uomo può essere compreso razionalmente, perché l'uomo fa parte della natura, quindi le sue emozioni, le sue passioni hanno una origine naturale, hanno delle cause individuabili, comprese le quali l'uomo può in qualche misura mutare la propria condizione. Questo medesimo atteggiamento, quindi di una comprensione disincantata, che non si lascia fuorviare da
considerazioni un po' magiche, un po' improprie, appunto legate alla, qui Spinoza parla di una concezione di Dio un po' fuorviante, appunto una concezione, un esame, una comprensione razionale, disincantata, non, ma allo stesso tempo compassionevole, volta alla comprensione della realtà, è ciò che guida l'uomo nella propria vita civile, nella propria vita individuale, permettendo di regolarla. Allora, su questi temi noi vedremo appunto tutta una serie di argomenti sulle cui e i documenti collegati ve li comunicherò appunto tramite la piattaforma. Grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti quanti.